La crisi si riporta nelle zone alte della classifica. La vedremo tra poco la graduatoria. Intanto vediamo i risultati di questo turno. Empoli-Pisa 0-3, Triestina-Albinoneffe 1-1 giocate ieri. Ascoli-Cittadella 1-2, Avellino-Frosinone 0-0, Bari-Grosseto 3-1, Livorno-Rimini 2-1, il Parma vince a Mantova per 3-1, fa la stessa cosa il Brescia a Modena, Salernitana-Ancona 2-1, Treviso-Piacenza 3-2, Vicenza-Sassuolo 1-0. E nonostante la sconfitta, il Sassuolo resta in testa alla classifica, posto che sarebbe stato del Bari se solo avesse vinto martedì, ma non ci pensiamo. Il Grosseto, l'Empoli e il Vicenza seguono a quota 18, Salernitana 17, Bari, Triestina, Brescia 16, a 15 punti Livorno e Pisa, 14 punti per Parma e Albinoleffe, a 13 il Mantova, Ancona 12 insieme a Frosinone e Piacenza, Ascoli e Cittadella 9, Veneti prossimi avversari del Bari, martedì sera. Rimini 8, Avellino 7, ricordiamo che ieri sono stati tolti 3 punti di penalizzazione agli Irpini, poi c'è il Treviso a 6 punti, chiude il Modena a quota 4. Una vittoria che resterà per sempre nel cuore dell'altamurano Ciccio Caputo, che realizza una tripletta. 3 gol che gli permettono di essere il marcatore più prolifico del Bari. A questo punto ci colleghiamo con la nostra redazione di Bari, dove c'è per noi Michele Salomone. Buonasera Michele. Allora, innanzitutto diciamo che questa vittoria la si può dedicare allo sfortunato elicotterista Marco Partipilo. Dico bene? Buonasera Claudia, sì, lo ha detto, lo sentiremo dalla sua bocca, lo ha detto proprio Ciccio Caputo, ma l'ha detto anche Antonio Conte conversando con i giornalisti. Una vittoria importantissima, perché vanno così da parte molte polemiche, una vittoria meritata sul campo, direi ineccepibile per come è maturata. Una vittoria che ovviamente nel segno di Caputo, perché quando un attaccante segna 3 gol, beh, diventa il protagonista indiscusso della gara, insieme oggi a Salvatore Masello, che finalmente, sottolineo finalmente, ha giocato i livelli che tutti si aspettavano. Bando alle chiacchiere mie e vediamo subito le immagini relative alla partita. Qui c'è l'omaggio agli 8. Il barese Marco Partipilo era un ultras, quindi un minuto di raccoglimento. Poi subito il Bari, proprio con Salvatore Masello, che impegna il portiere Acerbis. E qui siamo al primo gol di Caputo, la torsione è perfetta. Sul calcio di punizione è battuto da Barreto. Non crede ai suoi occhi Caputo, che l'anno scorso militava nel Newcastle in Serie C2. Ancora Caputo, guardate cosa sbaglia. Poi anche Barreto non è pronto, non è rapido, arriva De Vezze e mette la palla di poco fuori. Siamo alla prima occasione, questo colpo di testa di Pickelman del Grosseto. Pickelman si ripete poco dopo, vedete, anticipato Gillet, ma per fortuna calciando alto sulla traversa. Qui c'è forse la svolta della partita, perché Barreto costringe la Bursese al secondo fallo e quindi all'espulsione in superiorità numerica. Il Bari però riesce a prendere questo gol, guardate, incredibile. Gol firmato da Vitiello, che riapre la partita, ma solo per poco, perché il Bari reagisce alla grande. Qui è Barreto che impegna ancora Cervis, poi ci prova ancora Caputo con questa azione personale, una grande giornata per lui, e vedete la parata in 2 tempi del portiere toscano. Qui c'è l'erroraccio di Porchia che spalanca Caputo la strada, ma non era facile comunque, del secondo gol. E il grande abbraccio dei compagni di squadra all'altamurano, che è realizzatore di una doppietta, ma lui non sa ancora che segnerà il terzo gol. Qui c'è questa deviazione di Pickelman parata da Gillet, vedete un altro errore qui in fase di costruzione del Grosseto, Gazzi cerca di approfittarne, palla alta sulla traversa. E poi siamo a questa conclusione di testa di Sansovini, si pensa che possa finire sul 2-2, invece vedete Salvatore Masello mette questo pallone sulla testa di Caputo, che va a festeggiare la tripletta, pensatelo, dirà lui, la prima della sua carriera. Insomma, un Bari convincente, entrato sul terreno di gioco con un'altra testa rispetto alla prova con Sassuolo, e se volete anche di Avellino. Un Bari messo in campo, a mio avviso, anche con maggiore d'utilità tattica, e quindi questo è servito per... Ovviamente qui c'è un'ultima opportunità per Cavalli con la deviazione di Acerbis. Tutta qui la cronaca della partita, dicevo, una vittoria, un successo strameritato per il Bari, che così può respirare in attesa di affrontare il Cittadella a Treviso martedì sera, quindi tra 72 ore. Grazie Michele Salomone. Proprio Michele Salomone ha intervistato a caldo il match winner di questa giornata, Ciccio Caputo, e poi abbiamo ascoltato anche il tecnico Antonio Conte.
Cavuto, tutto come in un film, magari visto in TV. No, come in un film, questa in realtà non è un film, è la realtà. Io mi impegno per mettere in difficoltà il mister mi dà fiducia, credo di averli pagato. Speriamo di continuare così. È la prima tripletta in assoluto della tua carriera? Sì, sì, no, la mia prima tripletta, poi venuto in Serie B e sono contento, più di questo che dire. Ma di questi tre gol, quello che ricorderai di più qual è? No, vabbè, sono stati tutti e tre gol belli, non lo so sinceramente, forse il secondo gol è stato più bello. Anche la torsione sul primo? Anche la torsione sul primo non è stato facile, mi sono girato, però bene, dai. A chi li dedichi questi gol? Questi gol, come ho ripetuto già, li dedico a tutti i tifosi, specialmente alle famiglie che hanno perso i loro figli, li sto così vicino, li dedico a loro questi gol. E questo li rende ancora più importanti allora? Sì, sì, molto più importanti. Questa vittoria serve a mettere da parte soprattutto tante polemiche che erano state sollevate dopo le due sconfitte con l'Avellino e col Sassuolo, ed è la cosa più importante. Sì, polemiche, ripeto, che devono essere costruttive. Mi sono sembrate un po' esagerate, visto la posizione del Bari, visto il campionato che il Bari sta facendo. Però ci sta, perché sappiamo che comunque questo è il calcio, quando abitui bene devi proseguire su questa strada, altrimenti sai, se uno è abituato a mangiare ogni giorno il dolce, una volta che glielo togli ci rimane male. Finalmente Salvatore Masiello. Sono contento per Salvatore Masiello, sono contento per Devezze, due giocatori sicuramente che sono arrivati al Bari per darci un qualcosa in più, no? Rispetto all'anno scorso, per elevarci da un punto di vista tecnico, per elevarci da un punto di vista qualitativo, per elevarci da un punto di vista caratteriale e di corsa. Devo dire che sono rimasti un po' nel limbo in questa parte di inizio stagione. Io ho parlato con loro, i ragazzi sono ragazzi puliti, onesti, l'hanno ammesso anche. Oggi c'è stata una grande prestazione, sono contento.